tutti gli amici di Risto Golf, bentornati e benvenuti alla nostra nuova edizione 2016, che sarà un'edizione schioppettante e meravigliosa sotto tutti i punti di vista, perché abbiamo già delle novità. La novità in assoluto è questa videoricetta che dovrete fare nell'arco e spedire di poco tempo, e la ricetta dovrà durare al massimo un minuto. Il tema dell'anno sono le verdure e la burrata. A questo punto spazio alla fantasia. Io oggi vi faccio vedere cosa ho pensato io per poter creare un piatto a base di verdure e burrata. Come vedete abbiamo la barba dei frati, le fave, del pane tostato, dei pisellini freschi, una terra di pane, cacao e caffè, una crema di fave, piselli e menta, dei germogli, delle viole, un cipollotto fresco con le radici, degli asparagini novelli e la burrata. Questa è una burrata normale, non mi accontentavo di questo, io ho voluto poi prepararvi una burrata particolare che vedete qua, che adesso vi spiegherò come ho fatto. Abbiamo poi un olio alle erbe e una crema di patate. Cosa succede? Molto semplice, dovete semplicemente bollire in un po' di acqua salata queste verdure e raffreddarle immediatamente in ghiaccio. La burrata. Con la burrata dovremo aprirla in questo modo, vedete? Una volta aperta raccoglieremo tutta la parte buona della burrata in un contenitore, aggiungiamo un po' di crema di fave, piselli e menta, la mescoliamo e la pelle della burrata la mettiamo in una carta film, come in questo caso, ristendiamo la nostra pelle, aggiungiamo la burrata che avremo lavorato con la crema di piselli, la richiudiamo e la deponiamo in frigorifero per un'ora, così chiusa. In posizione molto semplice. Sul fondo mettiamo una terra bianca, poi prendiamo gli asparagi, i piselli, le fave. L'importante è che le verdure siano freschissime e, come vi ho detto, sbollentate, ripeto, sbollentate e poi fatte risaltare. Il cipollotto anche con la radice, farlo ritornare alla sua base, alla sua terra. Prendiamo un po' di questa crema di fave, piselli e menta, che sono solo fave, piselli e menta cotte e a quel punto poi frullate, dove andiamo a creare. Questo è un pane, come vi ho detto, di 5 cereali, sbriciolato, lasciato essiccare, poi frullato con un'aggiunta di cacao e caffè, che darà il senso della terra vera, vedete? Aggiungiamo un po' di olio di oliva extravergine alle erbe, con un pezzo di erba all'interno. Questa è la parte iniziale e questa è la parte della burrata che torna ad essere in forma, però in modo diverso, guardate. Depositiamo la nostra burrata. Ed ora andiamo in un po' di parte coreografica. Qualche fiore che parla appunto di estate, di momenti felici che si trascorrono con noi a Risto Golf. Un altro goccino di olio, le erbe e abbiamo finito il nostro piatto di verdure estive primaverili con una burrata.
raccomando, pubblicate il prima possibile, appena potete, sul vostro Facebook il vostro piatto, la vostra creazione, la vostra fantasia, quello che avete voluto fare per noi, e lo pubblicate su hashtag Ristogol 2016 e su una privacy pubblica, cioè dove tutti noi possiamo vederlo. Vi aspettiamo numerosi e mi raccomando, cucinate, giocate e Ristogol è con voi. Mi raccomando, il pad è la cosa più importante nel gioco del golf. Come in cucina, il coltello e la pentola. Vai, ciao a tutti!